L'Eubino Gualdese nella mappa del contagio si ferma alle ore 18 di lunedì 16 marzo a 2 casi positivi registrati a Gubbio. Lo ha confermato il sindaco della città dei Ceri, Filippo Sirati, nel suo videomessaggio dal centro operativo allestito presso Palazzo Pretorio, annunciando anche nelle prossime ore un'operazione di sanificazione degli spazi pubblici. Noi abbiamo ancora 2 casi riconosciuti, individuati positivi, altri non ne sono stati registrati, ma naturalmente attendiamo nelle prossime ore ulteriori risposte. Verrà effettuata la pulizia delle strade da parte di Gesenu, partirà da domani mattina dal centro e via via raggiungerà tutte le varie realtà del territorio comunale. Naturalmente noi abbiamo indicato in maniera particolare i luoghi sensibili, cioè l'area attorno al nostro ospedale, le zone nei pressi delle farmacie, cioè tutti quei luoghi che con maggiore frequenza vengono visitati dalle persone per ragioni di necessità. Sanificazione che a Gualdo Tadino è già stata effettuata nel fine settimana dalle squadre della Protezione Civile, interessando l'esterno dei supermercati cittadini, delle poste e della piazza antistante il Palazzo Comunale. Questo mentre in data odierna il sindaco Massimiliano Presciutti ha emesso un'ulteriore ordinanza valida per il territorio comunale, finalizzata a scoraggiare ancora di più le persone ad uscire. In particolare vieta qualsiasi forma di gioco nelle tabaccherie, attività di autolavaggio, attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio, nonché l'utilizzo di strumentazione per la pulizia anche privata, che preveda l'utilizzo di aria compressa e acqua sotto pressione. Le ammende per i trasgressori possono superare i 200 euro, ma nei casi di gravi violazioni come quello di non ottemperanza alla quarantena imposta per motivi sanitari si rischia anche l'arresto. A Gubbio intanto già questo weekend ha fatto registrare diverse segnalazioni di non osservanza dell'obbligo di restare a casa con multe elevate dalle forze dell'ordine. Faccio presente che sono state centinaia le attività di controllo effettuate dai vigili urbani, oltre che dalle altre forze dell'ordine, e ci sono state decine di segnalazioni all'autorità giudiziaria, che poi le valuterà, per comportamenti scorretti e sbagliati. Un'ultima nota sulla gestione dei rifiuti. L'Istituto Superiore della Sanità ha fornito alcune importanti informazioni su come raccogliere e gettare i rifiuti domestici durante questo periodo di emergenza epidemiologica connessa al nuovo coronavirus. Per chi non risulta infetto, risultano valide le disposizioni della raccolta differenziata ordinaria. Chi invece è stato trovato positivo al Covid-19 o sia stato posto per precauzione in quarantena dovrà sistemare tutti i rifiuti nello stesso sacco dell'indifferenziato, che a sua volta andrà messo dentro un altro sacco di maggiore consistenza. Andrà chiuso e sigillato con nastro ed avvertita l'azienda, che effettua il ritiro dell'immondizia.